Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo ovviamente di Benevento Juventus. Anticipo perché oggi si giocata alle 3 del sabato pomeriggio, che è un orario un po' strano, chiaramente perché mercoledì c'è una trasferta in Spagna contro il Real Madrid, ma quello è un discorso a parte di cui parleremo magari nei prossimi giorni. Una partita che, come sempre vado a ripetere, sulla carta può sembrare facile, ma poi in campo non lo è. Non lo è non tanto perché il Benevento sia sostanzialmente insidioso e pericoloso, quanto perché temo spesso quella che può essere la reazione della Juventus di fronte a un avversario che appunto sulla carta è più scarso della Juventus stessa. Mettiamoci anche il fatto che arriviamo dalla sconfitta contro il Real Madrid, che in realtà, diciamo che oggi, che poi andremo a parlarne meglio, le scorie di quella partita non sono avvertite perché in effetti effettivamente è mancato altro. Però è anche vero che sommando un po' le cose e tenendo conto di queste due cose qua, spesso si rischia, non dico di sbagliare, ma di soffrire più di quello che si dovrebbe soffrire appunto, perché parliamoci chiaro, contro Benevento, che sia in casa in trasferta, ci si aspetta la Juventus, insomma, un massacro, una asfaltata. Non è arrivata perché comunque un 4-2, 4-2 che si porta avanti dopo un pareggio, un 2-2 abbastanza importante per diversi minuti, poi gli ultimi due gol, cioè il secondo rigore, cioè il terzo gol e l'ultimo gol di bellissimo di Douglas Costa, sono quei gol che alla fine dicono poco, perché quando la squadra, poi avversario, cioè il Benevento, si arrende dopo l'evidente 3-2, diciamo che è facile fare gol, un po' come è successo per noi nelle varie partite contro il Real, come abbiamo perso. Sono, insomma, teniamo lì sempre l'asticella alzata con una partita lì con equilibrio e poi prendiamo l'ultimo uno dei gol così di sfinimento. Stessa cosa vale per questa partita qua. Ero molto arrabbiato al primo tempo, specialmente il primo tempo, insomma fino al 2-2, perché la Juventus ha dimostrato non tanto le scorie di cui parlavo prima, ma di sopravvalutare, o meglio sottovalutare, scusate il contrario, un avversario che sulla carta appunto era più scarso, ma che sappiamo che spesso, appunto perché si trova davanti alla Juventus, non tanto per qualche discorso di complotto e così via, ma si sa che squadre più scarse talvolta danno l'anima con quelle più forti, per un motivo d'orgoglio essenzialmente. È un po' quello che facciamo noi, perché poi soffriamo con quelle più piccole e talvolta, Real Madrid a parte, facciamo delle imprese contro squadre più forti di noi o forti come noi. Perché normalmente giocare contro squadre più forti, in imprese, sfide più probanti, è motivo d'orgoglio di dare il massimo, anche da parte di chi è più piccolo. Succede a tutti quanti, nelle sfide, insomma, chi è ambizioso, nelle sfide così talvolta sbaglia poco e sbaglia magari lì dove è più facile non sbagliare. Cioè appunto contro le squadre, appunto come il Benevento ha fatto pochissimi punti, anche contro squadre come Chievo, Spal e così via, squadre pari livello, poco più, dal quale ci si aspettava, insomma, punteggi pieni che non sono arrivati. Quindi questa cosa non mi stupisce, danno l'anima con noi, danno l'anima con Napoli, un po' con tutte le squadre. Poi capita l'asfaltata, chiaramente, perché poi talvolta, per quanto uno tiri fuori l'orgoglio, la squadra più forte è più forte anche dello stesso orgoglio. Però è vero che è una prassi abbastanza consolidata. E la Juventus arriva con un mini turnover, mini perché comunque alla fine quelli sono i giocatori, con Szczęsny, Steiner, Rugani, Benatia, Alexandro, Marchisio, che torna a titolare dopo non so quanto, Pjanic, Matuidi, e davanti il tridente del quadrato, Mandzukic di Dybala. Poi i sostituti saranno, qua si decide la partita praticamente, Douglas Costa appunto, che rileva quadrato, Higuaín che rileva Mandzukic, e infine Khedira che rileva Marchisio. Qui ritorno un po' ai titolari perché in effetti grazie a questi cambi si arriva al rigore, ottenuto da Higuaín appunto, e al quarto gol da Douglas Costa. Quindi praticamente Allegri, questa è una di quelle volte in cui vince grazie ai cambi, perché i titolari non danno nessuna garanzia, i titolari di queste partite, dico, perché chiaramente i gol che arrivano anche sono frutto di errori nostri, e i gol che arrivano, uno arriva da rigore e uno da un gol molto bello sempre di Dybala, che ha giocato molto bene oggi, ma comunque per quanto riguarda gli altri, evidentemente qualcosa non andava bene, perché la partita è rimasta in stallo, un po' per merito degli avversari, un po' di merito nostro, per diversi minuti. E la cosa che non mi è piaciuta, dicevo prima, è l'atteggiamento, quello di sottovalutare l'avversario è una cosa sbagliatissima. E si percepiva. Io, alcuni potranno dirne che percepivano le scorie della partita contro il Real, io non ho percepito moltissimo questa cosa qua. Forse un po', sì, magari sì. Però ho percepito anche in come è arrivato il primo gol, delle addormentate collettive, specie il primo gol, un'addormentata clamorosa, perché dopo la parata bellissima di Szczęsny, insomma, un po' tutti si dormono tranquillamente, ma più di tutti Alexandro. Alexandro che secondo me, questo sarà l'ultimo anno alla Juventus. E da una parte è brutto dirlo, ma lo spero, nel senso che un giocatore del genere, per quanto io l'abbia amato, apprezzato lo scorso anno, ma si vede palesemente che o ha un problema di fondo suo, che non c'entra con la Juventus, o è una specie di, insomma, di malessere suo personale dovuto al fatto di rimanere a Juventus un po' controvoglia. Io non lo so cosa stia succedendo a questo giocatore, si parlava che si fosse ritrovato dopo alcune dichiarazioni a gennaio, no? Dopo il calciomercato invernale, a me pare però che stia continuando
a non giocare bene, a fare schifetto, che elige quello che è successo in difesa, no? La dormita che ha fatto il primo gol, magari può essere una cosa limitata perché dici, vabbè, è un giocatore più offensivo, magari sbaglia, è normale che sbagli in difesa. Invece no, anche a livello offensivo non è più utile come una volta, come corre, come crossa, come dribbla, come salta l'uomo, non lo fa e se lo fa cioè, a rendimento calante. Cioè, e mi fa strano perché è ancora molto giovane, ha 27 anni strano, quindi non è un discorso fisico, anche che sta molto bene mi pare, perché comunque, cioè, voglio dire, ragazzi, non ha avuto infortuni pesanti, niente, non è come Marchisio che ha più di 30 anni, ha avuto un crociato rotto e così via, è un giocatore che è nel pieno dell'età senza infortuni gravi alle spalle, quindi non capisco cosa succede a Alexandro, ma se questo Alexandro deve continuare ad essere così, per qualsiasi motivo che sia alla base, credo che sia l'unico indiziato per lasciare la Juve, anche per monetizzare e fare un po' insomma, per liberare un po' di liquidità e magari garantire alla Juventus un acquisto importante da altre parti in cui ce n'è bisogno, contando anche l'arrivo di Spinazzoli e così via. Non lo capisco, ma partita a partita mi convinco del fatto che Alexandro non è più utile alla Juve, è questo Alexandro chiaramente, perché l'Alexandro lo scorso anno secondo me era il terzo terzino più forte al mondo, dietro solo a Marcelo, che è un fenomeno, lo sappiamo tutti, e alla Alaba del Bayern Monaco. Quindi non so cosa succeda, ma credo che sia un problema non chiarito, e quindi o va chiarito a breve, entro maggio che finisce il campionato, o va chiarito andandolo via, perché forse è l'unico motivo per dargli motivazione anche lui stesso. Vedremo, al di là di quello, deluso per come l'atteggiamento iniziale, questa volta, l'atteggiamento è una cosa che ripropongo spesso, che trovo che sia un limite molto grande nostro in alcune partite, talvolta le partite che apparentemente sembrano più facili. Poi i fenomeni cambiano sulla partita, alla fine, in queste partite spesso accade che la squadra più forte alla fine vinca a prescindere da come si pone in campo. E, ok, tripiede di Dybala, ma due su rigori, quindi Dybala ha fatto una buona partita, ma non è esaltante. Ma Douglas Costa ha stravolto tutto quanto in positivo, perché è un giocatore, secondo me, ecco, Douglas Costa è un giocatore che non si tiene indietro né nelle grandi occasioni né in quelle piccole. Forse per quello che Douglas Costa nel reparto offensivo è il giocatore più internazionale, perché ha la mentalità di far sempre bene a prescindere da chi trovi davanti. Benevento Rea, poi chiaramente gli avversari, bisogna fare il conto anche con gli avversari, però è un giocatore che sta veramente sconvolgendo in positivo questa squadra, perché è veramente molto forte, ragazzi, parliamoci chiaro, al di là del gol che poi è sublime, ma la Costa inizialmente ero un po' scettico sul fatto che è un brasiliano che arriva in Italia dove bisogna imparare tanti movimenti difensivi o meno, però in effetti si vede che è proprio all'attitudine per far bene, cioè, sembra un giocatore, una persona molto seria, quindi va contro gli stereotipi del brasiliano, un po' così pazzerello, veramente molto bene. Beh, alla fine sono tre punti importanti, l'importante è mantenere la distanza con Napoli e vedremo dopo di magari aumentarla questa distanza, vedremo come andrà il campionato. Oggi è la 31esima, mi pare che manchino 8 partite più o meno, può essere, non vorrei sbagliarmi, ma di fatto che manca poco, io spero che per fine aprile il discorso sia archiviato, un po' perché dobbiamo fare tutti i punti a disposizione, un po' perché spero che Napoli perda un po' di terreno in modo da farci rifiatare un po', perché la vedo anche dura anche quest'anno per gli scorsi, poi ovviamente la Champions è sempre un po' sfumata, però diciamo che non bisogna dare l'una per scontato. Direi che possiamo finire da qui. Come sempre, forza Juve, complimenti anche al Benevento che ha fatto veramente una buona partita, c'è da fare complimenti al Benevento, è lo stadio molto bello, l'accoglienza dei tifosi, dei juventini a Benevento, ma comunque anche di tutta la città e tutto quanto, è stata molto, molto buona, a differenza di quella che magari ci riservano in un posto molto vicino a Benevento, che è proprio verso la costa, se pare chiaro. Quindi non è un discorso anche di nord-sud, è semplicemente perché alcuni tifosi pensano al calcio in un modo, alcuni in un altro, in quello sbagliato. In questo caso oggi si è visto una bella pagina di calcio, una squadra ne ha promosso che se avesse giocato così tutte le partite, anche l'ultima che sta facendo e che sta facendo molto meglio, la promozione l'avrebbe ottenuta già da qualche giornata, invece purtroppo per loro non è così. Forza di voi alla prossima, ciao! Paura, paura.